Salve a tutti, sono Gianmario Mercorelli, il portavoce del Movimento 5 Stelle di Tolentino. Movimento 5 Stelle, per sua conformazione, è un'associazione libera di cittadini, non è un partito politico né si intende che lo diventi in futuro. Non abbiamo gerarchia, quindi non ci sono capigruppo, non ci sono referenti, non c'è una gerarchia interna al gruppo. Siamo attivi a Tolentino da circa 8 mesi. In 8 mesi abbiamo fatto tantissime iniziative, moltissime rivolte al controllo dell'operato della pubblica amministrazione, come ad esempio svariati accessi agli atti, raccolte firme per quanto riguarda l'abolizione del vitalizio ai consiglieri regionali, raccolte firme per diffidare la pubblica amministrazione locale dalla regione in giù sul dare l'autorizzazione all'insediamento, al rinnovo dell'autorizzazione della fonderia Fioretti. Nel panorama di Tolentino ci presenteremo alle amministrative del 2012. Oggettivamente l'unica vera alternativa ai partiti tradizionali, perché il nostro movimento è fatto solamente di persone che non partecipano a nessun altro partito, che non hanno tessere di partito, e cosa molto importante, chi si candida è incensurato per statuto, deve esserlo altrimenti non gli è permesso candidarsi. Abbiamo stilato un programma che è disponibile su internet, sia sulla pagina Facebook che sul sito tolentinom5s.it, diviso in tre macro aree, che sono i tre obiettivi principali da raggiungere secondo noi. Dettagliando anche i passi che servono a nostro parere per arrivare al raggiungimento degli stessi obiettivi. Il Movimento 5 Stelle a Tolentino, cosa molto importante, non farà nessun tipo di alleanza con nessun partito politico, né nella prima fase delle elezioni né al ballottaggio, quindi viaggiamo da soli e a parere nostro non è necessario né consigliabile, per chi non voglia più sporcarsi le mani e per chi si dichiara stanco della vecchia politica, apparentarsi con nessuno. Siamo disponibili, le nostre riunioni sono tutti martedì sera stabilmente alle 21:30 in piazza Niccolò Piccinino. Saluti a tutti, grazie.